Qui abbiamo recuperato un paio d'anni fa un immobile che aveva un'altra destinazione commerciale, lo vendevano. È nel centro di Tavuglia, è un luogo anche abbastanza, direi anche a parte, isolato rispetto a tanti altri edifici. Quindi il piano terra con un grande piazzale davanti, abbiamo fatto il magazzino comunale e quindi risparmiando sull'affitto che pagavamo prima. E sopra, che è tutta una vetrata, si presta molto, abbiamo creato questo spazio giovani. E adesso è anche arredato, è anche pieno di giochi, di attività, è già utilizzato dai ragazzi la sera e sono anche parecchi. Considera che a Tavuglia non c'è mai stato. E piano piano stiamo cercando di un pezzetto alla volta di creare una serie di servizi nuovi o di migliorare quelli esistenti, a partire chiaramente dalle scuole fino ad arrivare ai nostri giovani con questo spazio qui, con tutti gli spazi dedicati allo sport, i parchi giochi, i parchi all'aperto. E questo era veramente un tassello mancante. Spero tanto che venga utilizzato, questo è solamente l'unica cosa che mi interessa. È un salone molto molto grande, era un ex salone, uno showroom, e abbiamo mantenuto questa apertura, questi ampi spazi. Abbiamo creato una zona gioco dove abbiamo messo un biliardino, abbiamo messo una tavola da ping pong, e poi i ragazzi hanno assolutamente voluto i giochi da tavola, dal risico alla tombola, tutti questi giochi. E poi abbiamo fatto invece una sala dedicata allo studio, dove abbiamo messo dei tavoli, e chiaramente non poteva mancare il maxi schermo, televisore gigantissimo con la PlayStation, e una televisione, una smart TV dove loro possono comunque collegarsi anche su YouTube, ascoltare musica e quant'altro. E poi ci sono due stanze, diciamo dei privé, una sala caffè e un'altra che era un vecchio ufficio che abbiamo mantenuto, perché se qualcuno vuole, insomma, parlare in maniera più privata, è importante che ci siano anche, no, delle stanze, insomma, più intime, ecco. Abbiamo avuto questa grandissima fortuna, infatti siamo enormemente grati a tutta la giunta comunale di Tavuglia, alla regione, per averci concesso una struttura così. E noi già 2 mesi che la stiamo frequentando, tutti stanno partecipando in maniera attiva e ci siamo dati un nostro regolamento interno, stiamo affrontando e studiando progetti futuri che coinvolgeranno parecchi giovani entusiasti di questo progetto.